Cosa pensi di come adesso arriva il porco? Arrivano Pigs dal vivo e vi arriva qualcosa di fantastico. Radio Arancia e Pink Floyd nella notte dei 104. Subito Pigs, e questa volta alla chitarra è passato Roger Waters, mentre il basso è tornato nelle mani di Snowy White, appunto quello, questo nuovo elemento dei Pink Floyd. Comunque c'è da dire una cosa, Roger Waters non è che se la cava molto come cantante, ma il bello deve ancora venire. We'll be right back.
Pink Floyd. Noi l'abbiamo visto, voi lo sentite. Voi lo sentite su 104 FM stereo di Radio Arancia. Voi vi chiederete adesso che cavolo succede, perché non c'è neanche una solo, niente, tutti tranquilli. Bene, ora vi spieghiamo un po' la scena. A un certo punto di questo concerto tutti noi cominciamo a notare qualcosa sopra il palco, dal lato, nel lato sinistro per precisione. E così si nota una cosa che si muove. Tua? Sì, che si muove, ma non si capisce bene. Ma piano piano prende forma lentamente e scopriamo un viso di un porco, anzi un grugno, come si dice? Un grugno cattivissimo, con due occhiacci rossi fosforescenti. Sì. Ah, però che carino, guarda là questo fatto. No, non è finita lì. Come sentite qui, ecco, i Pink Floyd cominciano questa specie di danza, no? Molto lenta. E infatti questo viso incomincia a uscire fuori dal palco. E esce, si ingrandisce sempre di più. Naturalmente le 14.000 persone stanno impazzendo per questa cosa, perché non si riesce a capire bene cosa succede. Questo maiale, questo, cioè ormai si è capito, è proprio un maiale vero di una trentina di metri. Una facciaccia, no, non esagerare. Sì. Una facciaccia di un 3 o 4 metri che sta spuntando. Guarda che era grandissimo. Lei parla del muso e tu parli di tutto il maiale. Ma io parlo di tutto. Immaginate queste persone, questi poveri così spettatori che erano un po' in condizioni particolari, no? Vedi, non so, in trippo così, ma peggio ancora in acido, in buco. Con queste allucinazioni non vi dico che succede. Beh, non è finita, questo maialaccio incredibile incomincia a muoversi e si muove sopra il pubblico e comincia a volare. Proprio sopra quelli completamente strippati che erano, esatto, stesi per terra. Che ormai erano completamente stesi, appunto, perché non ne potevano più. E naturalmente tutto questo, mentre questo maiale danza, illuminato anche questi fari incredibili, rossi e gialli, mi pare. Ad un tratto la luce si spegne sul maiale, rimane questa sagoma scura,
nel cielo, veramente cattiva e brutta. Un presagio strano, come tutte le persone cattive. Con gli occhi illuminati. Esatto, con gli occhi però fosforescenti e ancora illuminanti. Dure a morire. E si ha questa immagine incredibile di questa fragola nera proprio sopra il gruppo. Noi che eravamo in fondo abbiamo avuto questo flash, questa foto di questa sagoma nera che incombeva proprio sopra a Dale Gilmour. E infatti Dale Gilmour se la sente proprio sulle spalle questa pesante presenza, e inizierà a fare un assolo che non so come sarà venuto in mente. Questa è la danza del porco dei Pink Floyd. Il maiale è stato sconfitto e si ritorna sconfitto appunto nel retropalco, se ne va, il pubblico non può che applaudire così molto ebetitamente, come degli eviti. Siamo veramente stronati da questa immagine e visione di questo animale. Ma non è finita, Gilmour non è ancora contento. Dicevo, Gilmour non era contento di quello che ha fatto prima, perché adesso riattaccherà subito. Naturalmente stai sempre ascoltando Radio Arancia su 104 megacicli, modulazione di frequenza da Ancona per la regione Marche.
è per voi che sapete scegliere. Saludos.